Per la strega! Signori, i banditi ci attaccano! Non preoccuparti, vecchio saggio. Vado io. Va bene, ma fai attenzione. Hai fatto un grosso errore. Non puoi sfuggire il grande Herobrine. Non mi avrai mai. Non scappare, codardo! Torna indietro! Torna indietro! Mi è sfuggito. Torna indietro! Ehi, che succede? Forse è meglio che io vada a dare una controllata. Steve! Come mai? La nostra tigre da traino è a terra? È stato un bandito. Non so perché l'abbia fatto, ma fatto sta che adesso non possiamo muoverci. E adesso che facciamo? Non potremo mai arrivare da Gabby in tempo. Senti, Steve, devo andare io. No, non se ne parla. È troppo pericoloso per te andare da solo. Se ti succedesse qualcosa, sarebbe la fine. Dobbiamo restare tutti uniti. Non capisci? Io devo farlo. Va bene. Adesso lo andiamo a dire al vecchio saggio. Ah, va bene. Tanto ti dirà di no. Va bene. Puoi partire. Aspetta, vecchio saggio. No che non può partire. È pieno di banditi. Non ce la farà mai. Steve! Te sottovaluti il clone. Non ti ricordi che è stato lui a darti il colpo di grazia quando eri sotto l'effetto di Herobrine? No! Gabby e il clone sono molto più forti assieme. Io e te, invece, Steve, ci prenderemo adesso cura della tigre. Dobbiamo guarirla in fretta se vogliamo arrivare in tempo. Invece tu, clone, puoi partire. Buona fortuna. Grazie! Grazie, vecchio saggio. Allora io parto. Non preoccupatevi. Ce la farò. Finalmente, Gabby, ci rincontreremo. Ok, oggi è la mia giornata libera. Devo andare al mercato e fare alcune compere. Aspettate un attimo. Non mi ricordavo che questo fosse qua prima. Sono proprio curioso. Allora, signore, che cosa sta... Questa nuova strada è venuta molto bene. Ah, quindi hanno rimodernato! Posso andare lì sopra? Ok, ragazzi, cosa sta succedendo adesso? Innanzitutto devo fare il saluto, quindi salve la gente qui, Gabby, e benvenuti ad un nuovo episodio di Minecraft Hardcore. Finalmente oserei dire, dato che passano ormai secoli prima che ne esce uno, ma tranquilli, cercherò sempre di fare il mio meglio. Hanno aggiunto una nuova strada nel mio villaggio. Era da tanto che volevo andare qui, e finalmente sembra che qualcuno l'abbia costruita. Allora, è stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, sì, come la pubblicità di Amaro Montenegro, mi sembra. Ma allora dove stiamo andando? In che posto stiamo andando? Taverna delle Talpe, Undertown. Mi sembra tipo Undertale, Undertown, entrambi iniziano con un T. Allora andiamo qui sopra. No, non ci credo, c'è una taverna, fate largo, qua c'è l'eroe di nome iCube. Voglio un bel whisky. Oh no, ancora quella droga di trasmissione. Cioè, c'è chi preferisce guardare Barbara D'Urso e c'è chi preferisce guardare un omino biondo di uomini e donne. Guarda, guarda, te lo fanno pure pagare. No, grazie, preferisco il mio pane raffermo. Tanto fa bene uguale. Ok. Sì, avevo voglia di gelato, ma mannaggia a me, non posso prenderla, mi cari i denti. Allora andiamo qui sotto e vediamo come continua il nostro viaggio qui. Abbiamo un paio di cose a fare. Allora, Noodles, chi sei? Ehi, amico, vai ad Undertown? Sì! Devi sapere che in questa città usano diverse monete da quelle che trovi in giro. Ah, ecco perché! Comunque... Signore e signori, siamo ad Undertown! Ora con la nuova strada abbiamo più visitatori! Sì, sono arrivato! Beh, parliamo con Lynx, il vecchio mago! Per caso hai visto una bacchetta magica da queste parti? No, certo, aspetta un attimo, mi stai mentendo! Sento quando la mia adorata bacchetta è vicina e io ora non sento niente! Dov'è la bacchetta? Dove può essere la... Forse al mercato? C'è un mercato qui, ragazzi! No, vabbè, il gatto nero! Traditore! Traditore infame! Magic wand? E moneta antica!
Dove la trovo una moneta antica adesso io? Dove la trovo? Qualcuno? Qualcuno mi dà una moneta? Ci sono delle scale da questa parte, ce n'è pure qua. Amber. Ah, ecco come si fabbrica la moneta. Con uno smeraldo. Vado e torno. Arrivo con tutta la roba. Non per niente ho fatto 8000 avventure. Sapevo che prima o poi le Blaze Road inutilizzabili mi sarebbero valse a qualcosa. Spero che ne sia valsa la pena. Ho fatto una faticaccia per andare... Oh, guardate lì sopra. C'è una stanza che non avevo visto. Magari ci tornerò. Magari c'è una ragazza che mi aspetta tipo Cenerentola. Ah, c'è anche un cristallo. Ah... No! Come lo prendo il cristallo adesso? Cosa hai detto? Hai visto il nuovo museo dei cristalli a Raven? Quindi quel cristallo? Per avere la moneta che prende la bacchetta? Dobbiamo andare fino a Raven? Oh no! Allora ci aspetta un viaggio... Oh, lo sapevo che questa bacchetta mi avrebbe portato in giro per il mondo, mannaggia a me! Casa del sindaco... Sindaco, hai un appuntamento? No, io sono ai Cube 52 e entro anche senza appuntamenti. Bella la mia città, no. Fa schifo e salto sopra, datemi la bacchetta. Voglio la bacchetta. Bellissimo testo, complimenti. Vedo che anche a te piace Barbara D'Urso. Allora ragazzi, dobbiamo andare a Raven a quanto pare. Io che pensavo che fosse un lavoretto facile di due soldi. E invece no. E invece... Ragazzi... Ho 76 livelli, mi avete rotto le scatole un sacco di volte. Quasi quasi uso questo enchantment table e mi faccio un'armatura un po' più potente, dai. Allora vai caschetto. Oh, oh, usiamo un po' questi livelli. Che a parte che è uno spreco non usarli senza la libreria, ma tanto queste armature io le cago, mi va bene così. Rohan, Raven, ok, è da quella parte. E qua vicino c'è la casa della strega ed è pieno dei suoi scagnozzi. Ok, non ho perso il treno, possiamo andare. Vedete, questa ferrovia adesso ci porterà a Raven. Devo stare attento perché abita la strega là, come ho detto. Quindi forse da questa parte lei non potrà prenderci. Come un ratto sotto la sua casa. Ok, per fortuna siamo distanti. Allora, intanto vi spiego una cosa mentre andiamo. Vedete questa spada che ho in mano? Questa spada fa mali... Ah, no! C'è la fauna e la flora di questo posto, merda! Per un pelo! Spero che arriviamo presto. Comunque è una spada che ogni volta che la uso mi fa del danno! Ok, siamo arrivati comunque. Perfetto! Vedete? Anche se clicco un bottone, la spada mi fa del male. Ok, siamo arrivati. Allora... Oh merda, oh merda! Bene, inizia bene il nostro viaggio a Ramen! A Ramen, sì, la città del ramen! Che sia quello al museo dei cristalli? Non lo so, vediamo, leggiamo. Museo! Ok, quindi è un museo. Proviamo a parlare con i gestori, le guardie. Ti tengo d'occhio, bello. Benvenuto al museo. Nel mausoleo. Oh, salve! A quanto pare adesso siamo nel museo, ragazzi. Quindi facciamo silenzio, parliamo un po' piano. E vediamo se troviamo ciò che ci serve. Cercavo proprio una persona come te. Di sicuro saprai aiutarmi, io sono un rinomato cuoco e stasera ho una cena molto importante. Però un problema, mi sono scordato la carne di maiale a casa. Potresti prendermela? Oh merda. Allora, carne di maiale, va bene ragazzi. Teniamoci a mente questa quest. C'è una guardia, salve. Questo qua si sta leccando un lingotto. Ok, siamo al museo. Ah, una porta blindata lì dietro. Secondo me il cristallo è lì dietro. Però non posso andare perché sono un comune mortale. Non è che mi fanno entrare tipo... Ma lei è il signor Gabby, prego si accomodi. Allora mi accomodo. Fatti vedere. Come sospettavo ragazzi. È lì il nostro cristallo. È lì. Ma non posso semplicemente rubarlo. Non penso che sia così facile. Vediamo se riusciamo a prendere la carne di maiale. Belle le mie piantagioni. È tutto mio. Tutto mio. Perché faccio così ragazzi? Perché sono l'eroe. Devo prendere la mia parte. Poi avevo una fame. Andiamo dal barista. Come va? Potresti aiutarmi? Dica pure. Vedi, io sono molto legato a un ciondolo, un pendente. Ecco, purtroppo l'ho perduto molto tempo fa. Ah, ma forse l'ho visto il ciondolo. L'avevo visto al negozio. Ah, ok, abbiamo un'altra quest, anche quella del ciondolo. Ma adesso non mi interessa. Non ho voglia di ciondolare io. Voglio trovare la carne del tizio. Però visto che qui sopra c'era un'altra porta. Vediamo un attimo qua. Ah, un libro? Devo dire che ho trovato una... In fondo al pozzo della città, buona fortuna, c'è un tesoro nascosto? Ok. Ehi, qua c'è un buco. Ehi, è vero!
vero! Guarda qua quanta roba! Tutto mio, tutto mio, tutto mio, tutto mio, tutto mio! Avete se... Ciao! Avete notato che non hanno paura di me? E l'ho dovuto fare. Perché sono anch'io un maiale! Ok. Oink, 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 oink. Perché faccio tutto questo, ragazzi? Perché il padrone potrebbe capire che io voglio fregargli i maiali. Ma se anch'io sono un maiale, non si accorgerà di niente. Ok. Bam, 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 bam. Ho completato la quest! Perfetto! Ok. Adesso non ci resta che portargli la carne. Ecco qua. Tutte per te. Mi raccomando, non ingozzarti come un porcello. Molto bene, ho dato la carne al tizio, ma ho capito una cosa. Se una cosa devo prendermela, devo prendermela. Fate largo! Ho un cristallo da prendere in prestito. Sicuramente. Ok, apriti porta. Sono bucate le porte. Vabbè, non importa. Eccolo qua. Prendiamocelo. Sono tornato! Ciao a tutti! Smettila di ridere di me, tanto non ti do il cristallo. Ok, allora, adesso ho tutto il materiale, posso prendermi questa moneta! Andiamo a portarla subito al mago e possiamo prenderci la bacchetta magica. Ah no, è vero, devo darla a lui. Quindi ecco, ecco, ecco qua la mia bacchetta. Eccomi qua! Quanto tempo! Sì, sì, ecco la tua bacchetta. Perfetto! Mi ha dato qualcosa? Cosa mi dai? Un anello? E con questo cosa ci faccio? Funziona? Ragazzi, sì. Posso confermarlo. Funziona. Ma funziona fin troppo bene. Notate, ragazzi, che adesso io sono tipo bassissimo. Molto più basso di questo albero qui davanti. Questo perché sono diventato un pipistrello. Quell'anello ti trasforma in un pipistrello. Vaffancubo a tutti! Posso volare! Questo mi tornerà utile per una cosa che devo fare adesso. Mamma mia, posso adesso schittare alle persone in testa. Avrò anche questo potere. Ora però sono tornato ai cube. Questo perché voglio costruire alcune cose segrete nella mia base. Vedete in basso nel mio inventario? Adesso ho delle porte tipo segrete. Devo aprirmi in... probabilmente un buco nel muro dove ci nasconderò adesso quel blocco. E voi state là e guardate. Ok, intanto apriamo qua. Qui voglio farci un passaggio segreto. Oh, ok. Ho messo il blocco dentro la stanza, l'ho fatta di quarzo, tutto bella da riccone. Ora ci metto questa porta e avete visto? Ha preso il colore del muro! Cioè, vi rendete conto di che passaggi segreti possiamo fare? Qua ci mettiamo un altro blocco che sarà il bottone. Io adesso potrò entrare qui. Apro e sono dentro. E guardate, tutto qua al sicuro e la strega, sono sicuro, qui dentro non lo troverà mai e nessuno potrà rubarmelo. Ora dobbiamo però andare nel Nether. Perché sono diventato un pipistrello? Ci è molto utile questa cosa per una costruzione che devo fare. Eccoci qua. Vedete quella cesta in basso nella lava? Ora devo raggiungerla. Potrei trasformarmi in pipistrello, ma non serve. Ho il Gravitator, quindi andiamo di Gravitator! Molto bene. Ok, è sempre una discesa un po' pericolosa quando hai un mare di lava sotto i tuoi piedi. Eppure per fare l'ACAB io vado intorno alla colonna di fuoco. Ok, c'è un pig zombie lì in fondo, speriamo non venga. Ma direi che siamo al sicuro. Molto bene. Cosa sto facendo adesso? Sto costruendo una nave da crociera. Adesso gli sto facendo il sedere. Deve essere la Miss Crociera 2016. Qua però si suda un casino. Allora, sono andato avanti con le costruzioni. Adesso potrei metterci anche delle scale qui per andare al piano di sopra. Assolutamente sì. Se vogliamo che questa crociera venga bene, dobbiamo, insomma, mettere ogni comfort possibile. Anche il muso della nave devo fare assolutamente, però... ho sentito un ghast? Spero non vengano ghast. No! Lo sapevo! Lo sapevo che c'era un ghast! Mannaggia, sempre qua! Ti rispedisco... che rompi balle! Te le rispedisco le balle! E c'è pure un pig zombie! Dannati pirati! Vengono qui nella mia barca! Oh, che cavolo! Dai, 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 dai! Tientela in muso! Sì! L'ho beccato! Piangi, piangi! Schifosotto! Adesso mi ha anche bruciato la nave. Ok, adesso però costruisco la cabina del capitano qui. E perfetto! Guardate qua, è già una nave, lo so. Da dentro non la sembra tantissimo, ma da fuori, se la potremmo guardare, è una nave a tutti gli effetti. Adesso però dobbiamo pensare al portale del Nether. Sì, dovrei fare un portale del Nether perché io volevo che questa barca sia un collegamento alla nostra base di sopra. Ok, ho fatto il portale.
C'è un gasto, forse è meglio che ci entro. Vediamo se ci spedisce a casa. Fa che io torni a casa. Fa che torni a casa. Fa che torni... non mi sembra casa mia questa. Siamo nelle caverne. No! Non è possibile, no! Perché? Dobbiamo trovare altri metodi per dal Nether raggiungere casa nostra. Torniamo indietro alla barca. Ora probabilmente dovrò ritornare ai pipistrello per poi tornare a casa. Ma vabbè ragazzi, lo sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio di Minecraft Hardcore qui. Io spero che vi sia piaciuto. Nei prossimi episodi andremo avanti con la crociera, la finiremo e faremo tante altre belle cose. Detto questo, io vi saluto e quindi noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi! L'ho preso! No! L'ho preso! Sei un bastardo, sei un bastardo, sei un bastardo. È mio. Ok ragazzi, è mio. Dai, dai, giù la mano dal mio cuscino. Preso! Giù la mano dal mio cuscino. Rosica, bimbo minchia. Bimbo minchia.